Un rigore realizzato da Falla in pieno recupero consegna al Chieti un successo di inestimabile valore in una partita difficile contro un Real Monterotondo a caccia di punti salvezza. La vittoria è un premio alla volontà della squadra di Chianese, tornato in panchina dopo la squalifica, che riporta un pizzico di serenità e fiducia in tutte le componenti, allenatore, squadra, dirigenti e tifosi. Il Chieti, anche oggi in completo bianco, gioca un primo tempo in cui fa molta fatica ad organizzare azioni degne di nota per poi migliorare nella ripresa. Chianese dà subito fiducia in difesa al neoacquisto Canale, che tra l'altro sarà determinante. In luogo di Postiglione squalificato, gioca Vesi. A centrocampo confermato il play, l'altro nuovo acquisto, Vincenzo Gatto, con la novità Mercuri al posto di D'Ancora. In avanti, accanto a Falle Salvatore, c'è Alessandro Gatto, che vince il ballottaggio con Masawood. Speculare il 4-3-3 di Polverini, la squadra romana è penultima in classifica e reduce da tre stop consecutivi e vuole invertire la rotta. Tra le sue fila c'è l'ex Michele Riosa, che parte però dalla panchina, dirige Migliorini di Verona. I primi due affondi sono del Chieti, sesto minuto, Forgione ci prova di testa su calcio d'angolo, Benvenuti senza difficoltà. Più pericolosa la conclusione al 13° di Falla, l'attaccante riesce ad anticipare la difesa ospite ma non inquadra la porta. Buoni auspici? Non proprio. Per 20 minuti il Chieti gioca sotto ritmo, ne approfitta il Monterotondo, che inizia ad uscire dal guscio, e al 38° confeziona una doppia e pericolosa azione con Compagnone, che a botta sicura trova il muro difensivo e poi la conclusione viene deviata in calcio d'angolo. Lo spavento scuote il Chieti, che al 40° crea scompiglio in area avversaria con Fall, e poi ancora maglie bianche in area del Monterotondo con Fall e poi con Alessandro Gatto, che colpisce al volto nel tentativo di un tiro Benvenuti, che rimane a terra. Il tempo si chiude con il giallo a Consonno. Nella ripresa stessi 22 in campo, parte meglio il Monterotondo, al 4° Antignani deve intervenire su tiro di Perrotta. Iniziano i cambi, dentro Di Sabatino per Vincenzo Gatto e Marino per Maragno. Gli ospiti insistono e Manca si rende pericoloso con un tiro che finisce a lato. All'11° arriva improvviso il vantaggio del Chieti, Fall manda in porta Di Sabatino, che sfrutta la sua velocità e batte Benvenuti in uscita. Polverini mette dentro un'altra punta, Capuano, Monterotondo subito pericoloso al 20°, Antignani manda in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner però non può nulla su Perrotta, che pareggia i conti. Altri cambi in casa neroverde, uno forzato, Antignani si infortuna e lascia il posto a Serra, deve entrare un under e così Laziz sostituisce Alessandro Gatto. Al 24° viene annullato un gol al Chieti, la punizione di Di Sabatino finisce in rete ma la terna arbitrale vede un offside che probabilmente non c'è. Entra anche Ardemagni per Forgione, la partita ora diventa bella perché tutte e due vogliono vincere. 32° Serra deve subito sventare un pericoloso tentativo di Capuano, al 37° Fall viene contrastato così in piena area tra le proteste del Chieti. Nel Monterotondo entra l'ex Riosa, 43° ci prova Salvatore, tiro murato, 6 i minuti di recupero decretati dall'arbitro, al 4° l'episodio che decide il match. Ingenuo contrasto su Canale, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Vibranti le proteste del Monterotondo per un penalty che lascia più di un dubbio, ma tant'è. Dal dischetto Fall con freddezza segna il 6° gol stagionale e il Chieti può festeggiare il ritorno al successo che mancava da 3 giornate. Ora anche il campionato diventa più bello. In 3 punti ci sono 5 squadre e 3 sono abruzzesi. Nel finale concitato viene espulso dalla panchina del Chieti Alessandro Gatto.